Sì, Tiziana, come dici tu, sono al centro Eastman del Policlinico Umberto I di Roma. Qui alle mie spalle ci sono le prime persone che stanno ricevendo la terza dose. Se ne parla da tanto, bisogna capire esattamente quanto questa platea verrà allargata, ma insomma per farci capire a che punto siamo, sono qui con il dottor Alberto De Ales, che è il direttore sanitario di questo ospedale. Poi se vuoi, Tiziana, abbiamo anche la possibilità di scambiare due parole con una persona che questo vaccino, questa terza dose, la sta ricevendo proprio la riceverà fra qualche istante. Ma intanto ci spieghi chi sono le persone che state vaccinando oggi con la terza dose? Oggi stiamo vaccinando i pazienti che avevano già completato il primo ciclo vaccinale trapiantati d'organo, quindi nel nostro centro noi seguiamo e trapiantiamo pazienti di polmone, trapianto di polmone, di fegato e di rene, e questi sono i pazienti che abbiamo tra febbraio e marzo richiamato e seguito per somministrare le prime due dosi, e che stiamo da oggi ricominciando a chiamare per fare la terza dose. Perché proprio oggi loro, dottore? Intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi. Perché ci sono dati scientifici che dimostrano ormai che i pazienti che hanno un trattamento, noi li definiamo farmaci immunosoppressivi, cioè farmaci che riducono la risposta immunitaria normale dell'organismo, questi pazienti, dicevo, o sviluppano meno la risposta immunitaria al vaccino contro il Covid o la sviluppano per tempi più brevi. Quindi è molto importante, per non lasciare questi pazienti scoperti, a maggior ragione in un periodo come quello autunno-inverno, che è classicamente il periodo di maggiore incidenza dell'epidemia Covid, non lasciare questi pazienti scoperti anche dopo aver fatto le prime due dosi. Quando lei dice chi fa terapie con farmaci immunodepressivi, per farci capire il più possibile da chi ci segue da casa, abbiamo detto chi ha avuto un trapianto d'organo, possiamo dire chi è in chemioterapia, ad esempio? Chi ha problemi oncologici? Pazienti oncologici che stanno facendo farmaci di questo tipo. Non tutti i pazienti in chemioterapia subiscono trattamenti immunosoppressivi. Per esempio, un farmaco che immagino molti conoscano è il cortisone. Pazienti che fanno per lungo tempo o da lungo tempo terapia cortisonica sono pazienti che hanno una riduzione della risposta immunitaria. I pazienti dializzati anche sono pazienti che hanno problemi immunitari. Le prime aree di pazienti che vaccineremo con questa terza dose saranno appunto prima i trapiantati, poi i dializzati, e a seguire i pazienti oncologici in terapia con questi farmaci. I pazienti, per esempio, molti pazienti reumatologici hanno questo tipo di terapie. Nella nostra centro state vaccinando in tutto... sono persone che hanno queste caratteristiche, che quanto tempo fa hanno ricevuto la seconda dose? L'hanno ricevuta più di sei mesi fa. Più di sei mesi fa, ok. Perché questo è il timing per la dose cosiddetta di rinforzo. Perfetto. Booster. Senta, verrà somministrata, secondo lei, e per quello che ne sa lei, questa terza dose, poi alla lunga, a tutti noi? Allora, sicuramente tutti noi ci immaginiamo che si vada per un discorso di rischio. Di rischio per la popolazione, quindi è probabile, è possibile, si sta ragionando in questi giorni sulla estensione alla popolazione più anziana, alle persone che sono a rischio per l'attività lavorativa, potrebbero essere coinvolte di nuovo per esempio una terza dose di tutto il personale sanitario. Su questo c'è molto lavoro e noi siamo pienamente fiduciosi, perché la componente tecnico-scientifica che sta affiancando il governo e il ministero nel prendere queste decisioni è di primissimo rilievo, e proprio su questi dati scientifici ci si baserà per capire come estendere questa terza dose. Sì, perché poi sappiamo, diciamo, abbiamo almeno un paio di elementi, e chiedo anche ai miei colleghi se vogliono fare domande al dottore, però diciamo, Carlo, per esempio, noi abbiamo almeno due certezze. La prima, che i medici sono stati i primi ad essere vaccinati, e che quindi comincia ad essere passato un bel po' di tempo dalla prima vaccinazione. Molti di loro sono stati vaccinati a gennaio, medici, infermieri in generale e il personale sanitario, quindi quello è un tema. Il secondo tema è anche che ci sono degli studi su riviste anche molto prestigiose che dicono che andrebbe fatta la terza dose solo agli immunodepressi, e allora è evidente che dentro queste informazioni poi bisognerà trovare
la soluzione e la decisione la più giusta possibile. Carlo? Ripeto, gli israeliani si sono portati avanti col lavoro e hanno già cominciato la terza dose a tappeto per tutti. Ora, ovviamente io non ho le competenze scientifiche e me ne guardo bene di parlare da scienziato di questa roba. No, nessuno di noi. No, appunto, quindi pigliate tutto quello che dico col massimo beneficio di inventario. Trovo però, ragionando, che c'è uno sfriso, diciamo così, logico tra dire dobbiamo ricorrere alla terza dose, sia pure per alcune categorie, e allungare il Green Pass a 12 mesi raccontando ancora che il Green Pass è un provvedimento sanitario. No, il Green Pass è un provvedimento normativo che ha un unico scopo, convincere la gente a vaccinarsi. Ma nel momento in cui tu stacchi il Green Pass dalla sua, come posso dire, caratteristica di essere provvedimento sanitario, il dettato costituzionale rispetto a questa norma qualche problema te lo pone. E allora io mi domando, in un rapporto fiduciario reale tra governo e cittadino, la chiarezza su questo sarebbe fondamentale e probabilmente stempererebbe molte polemiche. Ma se arriva Pregliasco, poi c'è una domandina da fargli. Perché no, arriva Pregliasco e gliela facciamo anche poi perché gli farò una domandina su questo. Tu dai l'assunto, cioè tu hai, diciamo, il tuo ragionamento parte da un assunto, e cioè che lo allungano pretestuosamente il tempo di durata del Green Pass. Il Green Pass dovrebbe dire per quanto tempo io, diciamo, sono coperto dalla vaccinazione. Cioè, e quello che mi aspetto io, ma io probabilmente sono una persona che si fida troppo secondo i tuoi parametri, quello che mi aspetto io è che il governo mi dice che il Green Pass dura 12 mesi perché si è scoperto attraverso gli studi che mediamente le persone vaccinate hanno una risposta che rimane valida per 12 mesi. Io mi aspetto questo, non so che si aspettano Claudio e Gianni, arrivo Alessio. Gianni, Claudio, vi prego. Ho capito una cosa in questi due anni, una sola cosa in questi due anni di pandemia, che in questo campo non esiste il bianco e il nero, la certezza, la sicurezza. Perché la scienza è fatta così, certo. Paradossalmente. Noi pensiamo, no, che la scienza sia il regno della certezza. Non è vero. Cioè, c'è un'approssimazione, come dire, proprio ai numeri, no? In percentuale. Quindi noi facciamo del... Noi vorremmo risposte certe, dice Gianni Barbacetto, ma in realtà la scienza funziona così, impara strada facendo. Claudio, chiedo anche a te, io ho capito male, io ho capito che il governo mi dice se il Green Pass dura di più perché scopre che rimaniamo immunizzati più o meno a lungo, questo ho capito io. Sì. Ma grosso modo è così, c'è un processo in corso. Trova i suoi aggiustamenti, diciamo, tutto qua, sì. Insomma. Poi devo dire, ti do una brevissima in cronaca, una notiziola. Vai. Sono molto d'accordo con l'impostazione che ha dato Gianni Barbacetto al tema, proprio. È una notiziola perché non sempre andiamo d'accordo. È notizia. Alessio, arrivo, Carlo, arrivo. Prego, Alessio. Ci sono aggiornamenti dal dossier Green Pass, perché sembra che le sanzioni siano addirittura superiori rispetto a quelle che ci raccontava Luca prima, da 600 a 1.500 euro per chi non mostra il certificato verde e per chi omette i controlli. È una delle norme previste, secondo quanto trapela dal vertice che è in corso tra il governo e gli enti locali. Allora, Carlo, ti chiedo un telegramma, tanto tu poi resti con noi, prego. Sì. Poi vado a salutare. Il telegramma è solo questo, è che io vorrei che il CTS me lo dicesse, che rimango immune per 12 mesi, perché altrimenti io ho la falsa convinzione di avere una protezione dal Green Pass che non ho e che quindi io mi muovo liberamente, ma invece di essere un elemento positivo diventa un elemento negativo. Su questo io sono totalmente d'accordo con te, la comunicazione su questo genere di cose deve essere non chiara, chiarissima, anche perché già ci sono delle persone che sono scettiche in generale sul vaccino, se poi non siamo chiari non aiutiamo. Dottor De Ales, la ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Posso soltanto dire una cosa? Prego, certo. Si è parlato giustamente di scienza che non ha certezze. La scienza vuol dire andare a cercare verifiche sulle ipotesi, no? Questo è il metodo scientifico. Ora, noi una certezza ce l'abbiamo visto in questi mesi.
di tutti i pazienti che si sono ricontagiati e che hanno avuto problemi con la malattia grave, meno, ma molto meno del 10%, intorno al 4-5% erano vaccinati. Quindi la certezza che abbiamo è che il vaccino è l'arma che ci protegge. Questo il vaccino ci consente di finire molto, ma molto meno in terapia intensiva e quindi anche di avere magari un esito terribile del quale nemmeno vogliamo parlare, mentre al momento in terapia intensiva ci sono soprattutto persone non vaccinate. Poi tirate voi le somme. Grazie dottore per essere stato con noi, grazie a Gianni Barbacetto, grazie a Claudio Velardi. Tornate a trovarmi presto per favore. Grazie, pubblicità. Carlo Gandi resta con noi. Prossima volta. Che ha detto Claudio? Che hai detto di venerdì? Voglio De Luca sullo sfondo, no? Minimo, per me, massimo rispetto per tutti, però se non mi metti De Luca sullo sfondo che fa la sua conferenza settimanale. Lo so, lo so. Allora ci vediamo tra qualche minuto.